fondo è far conoscere il grande patrimonio artistico religioso che esiste in molti comuni della nostra arcidiocesi. Quelle città, quei comuni che di fatto avevano difficoltà di comunicazione con la città, alla fine hanno creato al loro interno una serie di attività culturali che veramente sono molto ricche. Ceminna è la prima esposizione di questa serie, esposizione che facciamo al Monastero di Santa Caterina, utilizzando ormai la grande pubblicità e soprattutto il gran numero di visitatori che il monastero ha. Il monastero diventa il contenitore per comunicare alla città, comunicare ai turisti questa grande ricchezza. Nel caso concreto, le opere che presentiamo di Ceminna sono una sessantina, è solo una piccola parte, ma è proprio una parte simbolica per dire andate a Ceminna a vedere tutto il resto. I pezzi più importanti sicuramente sono questo paliotto che abbiamo qui dietro, siamo un'opera del 1500, abbiamo un crocifisso del Gagini ed è uno, forse l'unico crocifisso che non è scolpito ma che è fatto di stoffa e cartapeste. Poi abbiamo tanti lavori di argento, molto belle le mazze comunali, le mazze che hanno al loro interno i quattro santi protettori della comunità di Ceminna e anche lo stemma dei fondatori. È una mostra che veramente ci racconta quanto era attiva, quanto era dinamica la comunità religiosa di Ceminna dal 1500 al 1700, le opere vanno in questo periodo. Una mostra storica, un'occasione importantissima. Questa sera qui mostriamo un piccolissimo spaccato dell'enorme patrimonio artistico che il mio paese possiede. Il nostro è un paese antichissimo dove la cultura e la religiosità, la forte religiosità sono il sinonimo stesso di Ceminna. Immaginate che dal 600 sono stati battezzati al fonte battesimale di Ceminna circa 600 preti, molti ordini monastici, e le nostre chiese sono uno scrigno che contenitori di tantissime opere d'arte che con questa mostra cerchiamo di mostrare a tutto il pubblico affinché insomma sia anche un richiamo e una possibilità di sviluppo per la nostra comunità. All'incirca sono 30 quadri e alcuni argenti, ma veramente pochissima cosa, molti non è stato possibile anche per problemi logistici di poter essere trasportati per venire qua, ed è anche un motivo per venire a Ceminna e visitarla.